ragazzi, sono Spiccicalle e benvenuti nel mio nuovo video. Eccoci qua con un video piuttosto prevedibile, ma anche solo già dal titolo, ma già avevo annunciato sulla pagina Facebook che avevo intenzione, insomma, di fare un video di questo tipo. E anche io sono qua per aggiungere la mia voce al coro riguardo quelle che sono le mie opinioni molto basilari, insomma, non farò una recensione iper mega tecnica, anche perché non ne sono capace. Riguardo l'episodio 7 di Star Wars, il risveglio della forza. Allora, inizialmente volevo fare un video spoiler, però poi mi hanno fatto notare che effettivamente potevo fare un qualcosa del genere, che poteva essere una prima parte senza spoiler, poi a un certo punto, belli saluti, ciao, ci vediamo, per chi vuole continuare continuo, in cui parlo insomma di un po' delle cose che si sono dentro al film, quindi spoiler free quella seconda parte in pratica, perché io sento veramente il bisogno di parlarne in qualche modo, tipo già ieri sera uscita dal cinema alle 2 che messaggiavo col mio ragazzo perché lui non ha potuto aspettare 2 giorni, era in ansia per 2 giorni perché non poteva dirmi niente. E insomma, diciamo che più o meno il discorso vale anche per me, quindi ci sarà una prima parte in cui vi dirò in maniera molto basilare quello che penso del film, un po' la mia esperienza con Star Wars per introdurvi un po' come sono io come fan di Star Wars, e poi una seconda parte in cui parleremo in maniera più specifica di alcune cose. Parto dicendo che, oh mio Dio, quanto mi è piaciuto questo film! È un qualcosa che tipo io andrei a rivedere al cinema anche subito, immediatamente. Però mi sono fatta una breve scaletta per non perdermi troppo in scianciare, sennò viene un video estremamente lungo, e quindi partiamo dal principio. Vorrei partire innanzitutto parlandovi un po' di quello che sono io come fan di Star Wars, come è nato in me l'amore di Star Wars e perché mi ritengo effettivamente non una fan al 3000% come tanti altri, però una fan al 100% in maniera piuttosto comunque moderata. Io sono venuta a conoscenza di Star Wars sin da quando sono piccola, quindi penso che un po' tutti quelli della mia età o poco più grandi o anche poco più piccoli conoscono la saga di Star Wars praticamente da sempre. Dopotutto il primo film New Hope è uscito nel 1977, gli altri negli anni 80, insomma, diciamo che in un modo o nell'altro ci siamo ritrovati all'interno di una società in cui Star Wars aveva già spopolato e quindi già tutti praticamente conoscevano Star Wars, e ci siamo fatti trascinare all'interno di questo mondo, chi più e chi meno. Io faccio parte di quella cerchia di persone che ci è stata trascinata dentro in meno, se vogliamo dire così, perché come ho detto comunque io lo conosco sin da piccola, tutti conoscono la figura di Darth Vader, tutti conoscono la tipica frase Luke, io sono tuo padre. Non ho mai avuto la possibilità di vedere interamente tutti i film, o almeno vederli di fila proprio uno dietro l'altro in maniera completa, perché io sono sempre stata una persona che, diciamo, non ho mai avuto l'occasione di vedere interamente i film. Sì, magari quando andavano in TV mi capitava, oh che bello Star Wars, guardiamo questo pezzo, poi magari mi addormentavo, cose del genere. Quindi nonostante tutto io sono un amante di Star Wars, inizialmente per, diciamo, passaparola, cioè proprio come messaggio a parola, non prettamente fisico. Cioè il mio amore era nato perché comunque c'era tutto questo mondo di Star Wars, a me aveva sempre molto affascinato, avevo visto in un modo o nell'altro spezzoni di film, scene di film, ma mai il tutto completo, nonostante comunque sia in un modo o nell'altro la storia la conoscessi, perché insomma fa un po' parte della nostra cerchia di società, di persone di quest'età e anche un po' più vecchi di noi, insomma ci siamo praticamente cresciuti dentro, quindi in un modo o nell'altro anche a chi non piace conosce la trama effettiva di Star Wars. Ho avuto il mio effettivo imprinting fisico con Star Wars con l'uscita al cinema dell'episodio 3, La vendetta dei Sith, che è quello che effettivamente è il primo film di Star Wars che io ho visto nella sua completezza, l'ho visto al cinema, e per questo motivo io ho un legame molto particolare con questo film, perché mi ha fatto entrare totalmente, anche in maniera non più solo mentale ma ho per sentito dire, ma anche fisica, all'interno di questo mondo. Quindi parliamo del 2005. Rendetevi conto che nel 2005 io ero in seconda o terza superiore, seconda superiore, quindi è passato davvero tanto tempo da quando io conosco Star Wars al mio effettivo contatto fisico con questa saga, e questo terzo film per me è importante per questo motivo, anche perché mi è veramente sorpresa il solo vederlo, proprio mi era piaciuto tanto. Infatti della nuova trilogia, della trilogia del prequel, il terzo è quello che mi piace molto molto più degli altri due, cioè proprio quello mi piace tanto per un senso affettivo forse più che altro, anche perché poi
dopo un po' di anni, infatti io in realtà poi la visione completa di tutto l'ho avuta esattamente 4 anni fa, quando il mio ragazzo esasperato mi ha fatto vedere tutti i film uno di fila all'altro, perché fa, non è possibile, ok, tu sei una fan di Star Wars perché vedo che sei una fan, sai tutto quello che c'è da sapere, ma non hai mai visto tutti i film nella loro completezza, quindi qua bisogna assolutamente rimediare. Quindi potete benissimo vedere che il mio è un rapporto di fanatismo per questa saga un po' particolare, che però ora che ho una visione chiara al 2000 per 1000 è un fanatismo al 100%, ovviamente. In base a questo posso dirvi che effettivamente i primi due film del prequel sono insomma proprio una roba orribile, più che altro il secondo, cioè orribile, mi piacciono però non sono come ovviamente la trilogia vecchia. Il secondo film, per di più l'episodio 2, è di una lentezza disumana che veramente tutte le volte che lo guardo alla fine che mi addormento sempre nello stesso identico punto, però devo tornare indietro per rivedermi quei 10 minuti, un quarto d'ora che perdo tutte le volte. Però, come ho detto, il terzo episodio per me è molto importante, a carattere affettivo, perché mi ha fatto totalmente avvicinare a questa saga. E poi ovviamente la trilogia vecchia, che secondo me è un vero e proprio capolavoro, sia a epicità di storia, a modo in cui si è introdotto all'interno del mondo del cinema, in una società che effettivamente nel 77 cose del genere non le vedeva, o comunque non con questi effetti, non con questa modalità, anche perché ricordiamoci, Lucas aveva pochissimo budget per fare un film del genere, ne è uscita una cosa altamente epica e a me questa cosa fa veramente andare in fibrillazione. Partendo da ciò, le aspettative che avevo quando è stato annunciato il fatto che sarebbe uscito un sequel di Guerre Stellari di Star Wars, devo dire che inizialmente ero un po' titubante, nel senso che quello che più mi spaventava era il fatto che c'era il marchio Disney, e noi sappiamo benissimo che quando c'è il marchio Disney potremmo trovare cose che non sempre possano raggiungere livelli al top, come magari poteva essere la vecchia trilogia, che diciamo ce la può piacere o non può piacere, però è un punto focale all'interno del cinema, della storia del cinema e di tutti quelli che amano cinema. Quindi il fatto che ci fosse il marchio Disney un po' mi spaventava, più che la presenza di J.J. Abrams, perché io amo J.J. Abrams, quindi su questo non ci piove, però è proprio là il fattore marchio Disney che mi spaventava. Nel momento in cui è uscito il trailer ho detto oh mio Dio, ma quando esce questo film? Però devo dire che nonostante ancora avessi qualche titubanza sul fattore marchio Disney, cioè il mio terrore era che il film partisse con il castello della Disney, per fortuna questa cosa non c'è. Poi quando appunto ho visto che c'erano anche i vecchi attori ho detto oh, che cosa meravigliosa, quindi si presuppone che possa essere un qualcosa di relativamente bello, fatto bene, che ci piace. Il 16 io non sono riuscita ad andarlo a vedere perché il 16, cioè, era secondo me un giorno improponibile. Io se posso vado a vedere i film appena escono, soprattutto se mi piacciono, però il primo giorno mi rendo conto che c'era chi aveva prenotato i biglietti ogni prima, quindi non avrei trovato posto. Però ci devo andare il 17, purtroppo il 17 per vari contrattempi, causa nebbia in questo caso, non ci sono riuscita ad andare, sono andata a vedere il film ieri sera. Le mie aspettative, come ho detto, a parte il fattore marchio Disney, erano molto alte, cioè io sono partita subito con aspettative altissime e posso dire benissimo che J.J. Abrams non mi ha per nulla deluso. Se il film mi è piaciuto penso sia capito ed è assolutamente un sì. Cosa mi è piaciuto di questo film? Praticamente mi è piaciuto tutto quanto a partire innanzitutto dall'inserimento di nuovi personaggi all'interno comunque di una trama che era già solida di suo, che aveva avuto anche comunque una fine, quindi andare a riaprire un ciclo di storia che in realtà era finita e inserirci addirittura personaggi nuovi assieme a quelli vecchi. La cosa non mi pesa per nulla, per il semplice fatto che comunque li hanno incastrati tutti quanti in una maniera assolutamente perfetta. L'interazione che hanno questi personaggi nuovi con quelli vecchi è un qualcosa di veramente ben riuscito. Ogni punto, a parte una certa cosa che insomma diciamo ce lo fanno capire un po' per tutto il film, però non c'è ancora chiaro al 100%, però penso che ormai tutti sappiate di cosa sto parlando, insomma ce l'hanno buttata lì e lì ce l'hanno fatta capire un po' per tutto il film, quindi anche se non c'è ancora spiegata al 100% io sono sicura che sia così, poi magari J.J. Abrams ce la mette in quel posto letteralmente.
però tutto ha un filo logico, ogni pezzo del puzzle ha un pezzo a posto, a parte due o tre domandine che poi vi dirò nella seconda parte del, diciamo, del video con gli spoiler free, però ogni personaggio è carismatico al punto giusto, entra all'interno della trama al punto giusto, in questo caso sto parlando di quelli nuovi perché insomma quelli vecchi sono i personaggi vecchi, ok non li vediamo tantissimo però li rivedi, sono loro, infatti una cosa che ho apprezzato tanto è il rivederli sullo schermo, rivedere il loro volto magari invecchiato, e la cosa mi piace ancora di più perché ti fa proprio vedere, sentire il tempo che è passato dall'ultimo film, quindi dal Ritorno dello Jedi al Risveglio della Forza, sono passati tipo 40 anni anche a carattere di trama, e proprio li senti e li vedi, e questa è una cosa che mi è piaciuta tantissimo. È un film ricco, bombato di ironia sotto ogni punto di vista, però non è quell'ironia, non l'ho trovata quell'ironia così forzata, messa lì apposta perché doveva esserci, no, è un'ironia che sì, doveva esserci, c'è stata messa perché doveva esserci, ma è quell'ironia che secondo me calza a pennello, non è forzata, non è esagerata, ci sta, incalza perfettamente con la trama e con le scene in cui viene inserita, infatti questa è una cosa che mi è piaciuta tantissimo, ci sono stati dei momenti in cui mi sono messa a ridere come una deficiente durante il film nella sala, penso che mi abbiano guardato malissimo, ma in generale per qualsiasi cosa mi abbiano guardato malissimo, per i risolini, i gridolini, le risate, insomma capitemi voi che amate la saga e che avete già visto questo film, e io trovo che questa ironia sia un qualcosa di perfetto all'interno della trama perché non la trovo stonare per nessun motivo, ma proprio zero assoluto. Poi vabbè, è pieno di fanservice a carattere di riferimenti alla saga primordiale, quindi alla vecchia trilogia, qualsiasi angolo tu vedessi, qualsiasi scena tu vedessi, angolazione, c'era un richiamo, chi più preponderante, chi meno visibile, però c'era un richiamo a ogni scena della vecchia trilogia. E questa è una cosa che ho apprezzato tanto, per il semplice fatto che è un film molto nostalgico, infatti per me che poi per di più di recente ho anche fatto un'intera review di tutti i film, quindi io sono anche riuscita a captare tutte quelle che sono i minimi dettagli che magari avendo visto i film 4 anni fa avrei perso, però nonostante tutto in questo caso è un film nostalgico ma anche adatto a un pubblico nuovo, infatti l'ho visto molto come un ottimo sequel della vecchia trilogia, nonostante allo stesso tempo sia anche un ottimo reboot di una nuova speranza, adatto per portare all'interno di questo mondo anche nuovi fans che magari non hanno mai visto la saga, che dopo questo film hanno voglia di ripartire dall'inizio e vedere tutti quanti i film. È una cosa che ho apprezzato tanto, ed è una cosa che apprezzo soprattutto per il fatto perché J.J. Abrams ha dovuto partire comunque da una base solida per poter dare poi il via a quello che sarà la reale storia più travagliata e diciamo fra virgolette nuova che vedremo nell'episodio 8 e nell'episodio 9, rispettivamente fra 2 e 4 anni. Infatti J.J. Abrams è collegato, come ho detto, benissimo a quella che è la fine della saga primordiale, la saga vecchia, perché getta le basi per un qualcosa di nuovo, ma allo stesso tempo tiene le basi già solide di quella saga senza andare, secondo me, troppo nel banale, anche se alcune cose erano già captabili sin dal trailer o comunque anche pensandoci un attimino bene, anche se effettivamente mi aspettavo una cosa diversa, però dopo ne parliamo meglio. Quindi ho apprezzato proprio anche per questo assolutamente J.J. Abrams, perché è stato veramente bravo a intersecare il tutto in una maniera perfetta come filo conduttore di storia e anche basandosi su una comunque base già solida che poteva effettivamente far storgere il naso a qualcuno, ma a me personalmente è comunque piaciuto tanto perché è riuscito a rendere il tutto perfettamente plausibile, richiamando un pezzo di storia basilare che piaceva, quindi già conosciuta, unendoci anche elementi nuovi che vanno perfettamente a incastrarsi. Questo ve l'ho già detto 4 volte, però non riesco a smettere di dirlo. Più di così non voglio dirvi perché non voglio rovinarvi la storia, non voglio fare assolutamente spoiler per quelli che hanno visto il video fino a qua, mentre adesso entriamo all'interno dello spoiler free. Allora, come ho detto prima, già ci sono una domanda più che altro che mi è rimasta qua: ma il mio boss del lato oscuro da dove è saltato fuori? Cioè, chi è? Da dove è uscito? Cioè, chi è? Spiegatemi, ecco una cosa che proprio non sono riuscita a capire al 100% e che spero J.J. Abrams ti spieghi molto presto nel secondo film, quindi dovrò aspettare almeno 2 anni e la cosa mi squaglia non poco perché lo vorrei avere subito la possibilità di far partire l'episodio 8 e vedere subito cosa succede dopo e non posso farlo. Comunque sì, intanto il punto interrogativo su di lui, chi è, da dove è saltato fuori, ma chi sei?
perché sei qui? Poi, diciamocela tutta, Rey è un personaggio che mi è piaciuto tantissimo, cioè io l'ho vista un po' come una fusione, quella di Dragon Ball, fra Han Solo e Luke Skywalker, perché sì, e sì, e penso abbiate capito sin da prima che secondo me lei è figlia di Luke Skywalker, ma in un qualche modo le ha cancellato la memoria, e in un qualche modo insomma è successo quel qualcosa, tipo magari lei era troppo potente e quindi voleva evitare che passasse al lato oscuro, ma poi ha fallito con il nipote, perché sì, il cattivo di turno è il figlio di Han Solo e di Leila. Quindi sì, Kylo Ren ha voluto portare avanti la battaglia di Darth Vader, in questo caso del nonno, perché vuole eliminare tutti i Jedi, e ovviamente l'ultimo Jedi rimasto è Luke Skywalker, che è misteriosamente scomparso, e la sua scomparsa ha portato anche alla disattivazione di R2-D2, R2-D2, io ti amo, però in questo momento il mio cuore appartiene a qualcun altro. Quanto è bello BB-8, cioè io voglio un BB-8 qua, regalatemi un BB-8, io voglio BB-8, lo voglio, perché è un qualcosa di altamente adorabile. Fa le fusa e fa il dito in su. Cioè, quando ha fatto il dito in su, io ho detto, oh mio Dio, io lo voglio. Cioè, io lo amo, io lo voglio. E poi ripeto, fa le fusa. Fa le fusa. È di una tenerezza immane. Quindi, scusa ancora, Artù di tu, io ti ho tradito con BB-8. Non volermi tanto male. C'è stato un momento in cui ho odiato la protagonista, ma diciamo che l'ho odiata in bene, perché come ho detto ci sono riferimenti a ogni scena, a partire dalla frase che dice lei, allora vorrà dire che prenderemo quell'ammasso di ferraglia. What the fuck? Ma non mi puoi chiamare il Millennium Falcon massa di ferraglia? Che poi è un richiamo a quello che dice Luke Skywalker a Han Solo all'interno di A New Hope, che dice che il Millennium Falcon è un ammasso di ferraglia, ma è l'ammasso di ferraglia più veloce dell'universo. Quanti fils durante questo film, quanti richiami, quanto amore per questa cosa. Ogni frase, ogni scena, ogni angolo di scena era un richiamo alla vecchia trilogia. Io dico che il 90% del film era pieno di queste cose da fanservice, ma che io ho apprezzato al 200%, perché ci stavano alla perfezione. Fa benissimo vedere l'amore di J.J. Abrams per questa saga, mettendo sempre questi richiami, ma non appesantendo a mio parere troppo la trama, perché alla fine restavano molto in sottofondo, molto in secondo piano la maggior parte, mentre alcuni, soprattutto frasi, erano in primo piano, però ci stavano perché andavano un po' a riprendere quelle basi solide che dicevo prima, su cui J.J. Abrams si è basato per poi portare avanti la trama, ed è una cosa che ho apprezzato tantissimo. Mi è piaciuta, anzi lì ho riso tanto, nel momento in cui, quando sono sopra il Millennium Falcon, parte la partita che stavano giocando Chewbacca e Luke Skywalker nel quarto film. Lì ho detto no, anche la partita con i mostriciattoli mi avete messo, cioè è una cosa fantastica, cosa che effettivamente chi non ha mai visto la prima trilogia, molte di queste cose poteva anche non captarle, ed è un peccato perché sono quelle cose che ti fanno sorridere, che ti fanno anche diventare molto nostalgico vedendo questi film effettivamente. Il personaggio di Kylo Ren è un personaggio che, a differenza di tanti, mi è piaciuto. Già il fatto che si chiama Ben è già lì, ti pone anche due domande, insomma, quindi capisci tante cose. E poi il fatto della maschera, l'ho trovata più inquietante di quella di Darth Vader, sono sincera, ma proprio anche il personaggio secondo me è stato fatto molto molto bene. È un richiamo molto a quello che era il lato oscuro e buono di Anakin Skywalker, secondo me, perché comunque lo vedi che qualche dubbio ancora sul lato oscuro ce l'ho, cioè non lo vedi così fermamente convinto delle sue idee sul lato oscuro, e questa è una cosa che comunque si riprende tanto sia dalla vecchia trilogia per Darth Vader, ma anche un po' a quello che era Anakin Skywalker nel terzo episodio, quando comunque i suoi dubbi ancora li aveva. Poi la sua spada laser è qualcosa di assolutamente figo, io voglio quella spada laser, è bellissima, è veramente bellissima, mi è piaciuta un sacco. Altra cosa che mi è piaciuta molto è il modo in cui a Rey sono tornati, diciamo, fra virgolette, i ricordi e la modalità di uso della forza. Forse è una cosa molto buttata lì, però a me è piaciuta perché ti fa vedere come improvvisamente lei si sia risvegliata in maniera totale. Come ho detto prima, avevo il sentore, cioè
era palese che effettivamente si parlasse di figlio o figlia dei protagonisti della vecchia trilogia. Infatti però io puntavo più sul fatto che fosse Rey figlia di Han Solo e di Leila, invece è Ben figlio di Han Solo e di Leila. E il fattore famiglia è un fattore che si vede veramente tanto in questo film. Anche il personaggio di Rey ti lascia praticamente capire per tutto il film che potrebbe essere tranquillamente figlia di Luke Skywalker, già per il fatto dell'eredità della spada laser di Anakin Skywalker, che era effettivamente destinata a lei, una spada laser che è passata di padre in figlio e può passare semplicemente, letteralmente, come eredità a erede diretto di Anakin Skywalker. Quindi in questo caso sono tanti i fattori che ti portano a dire sì, lei è figlia di Luke Skywalker, anche se ancora effettivamente non ce l'hanno detto al 100%, però sarà, diciamo, il cosiddetto colpo di scena del secondo film, se vogliamo dire, quel colpo di scena che già ti hanno messo su un vassoio d'argento ma che ancora non ti hanno servito come piatto caldo. I vecchi attori a me sono piaciuti tanto, cosa per cui ci sono rimasta tanto tanto male o tanto tanto pianto è stata ovviamente la morte di Han Solo, che secondo me è stata la morte fatta in una maniera perfetta. Cioè, nel momento in cui Han Solo lo ha chiamato Ben e sappiamo tutti che ovviamente già lì sappiamo tutti che è suo figlio, io ho detto ok, qua deve succedere qualcosa, infatti Han Solo è morto, è caduto giù, è morto, e oddio, è stato impiazzato ed è morto. A me piaceva tanto Han Solo, la sua ironia, però mi rendo anche conto che tenere un Harrison Ford all'interno di questo film può essere un budget piuttosto alto che bisogna sganciare, insomma. E poi anche per questo punto di vista, ma anche per il fattore che comunque dall'ottavo film J.J. Abrams deve comunque iniziare a staccarsi molto di più dalla vecchia trilogia, doveva essere uno dei modi possibili più plausibili anche per iniziare questo fattore di distacco dai vecchi film. Però ci sono rimasta malissimo per la morte di Han Solo, cioè io lo rivedo, perché io ti odio J.J. Abrams, ma perché Han Solo? Doveva succedere, era pensabilissimo, e se poi ci facevi un 2 più 2, cioè doveva essere per forza lui, perché non so, proprio ci pensi, dici sì, effettivamente chi altri poteva morire dei personaggi vecchi se non Han Solo? Dopotutto era la colonna portante, se vogliamo dire, in questo film, e la colonna portante, soprattutto se vecchia, che richiede anche un budget piuttosto rilevante, è la prima ad andarsene, diciamocela tutta, succede molto molto spesso. Basta, mi fermo qui, perché le cose da dire sarebbero veramente ancora tantissime, però c'è anche da dire che se non la smetto di parlare non mi fermo più, cioè io sono già a 25 passa minuti di chiacchiera e non voglio far venire questo video troppo lungo, ed è già venuto troppo troppo lungo, quindi mi fermo qui. Se avete qualche altra cosa da aggiungere, ovviamente ci sono i commenti qua sotto, avvisate per lo spoiler, se parlate di spoiler scrivete spoiler grande così nel commento se volete parlare di spoiler, voi che ovviamente già avete visto il film, quindi mi aspetto assolutamente un parere di chi il film l'ha già visto, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, cosa ne pensate di tutto questo minestrone che è stato questo film e che io ho apprezzato veramente veramente tanto, mi è piaciuto da morire. E per tutti gli altri, mi raccomando, fatemi sapere se andrete a vederlo e se vi aspettate qualcosa di veramente epico, e soprattutto, ecco, appunto, come sono le vostre aspettative per questo film, insomma. Quindi mi raccomando, ripeto, mettete scritto spoiler grande così per chi parlerà a carattere di spoiler, e attendo i vostri pareri su questo film perché voglio sapere anche la vostra. Ok ragazzi, il video è finito, ho ciarlato troppo e noi ci vediamo al prossimo video. Vi mando un bacione grandissimo e alla prossima, ciao!